Grazie a Vassilli, questa sera è con noi Vassilli, dicevo, della segreteria nazionale. Io farò un po', faremo un po' di domande, poi chiederemo a voi di fare le domande. Lo ringraziamo perché qui, nonostante qualche linea di febbre, quindi va maggiormente ringraziato per la sua disponibilità. Io inizio da una domanda, perché in Italia adesso si inizia a parlare molto chiaramente di Syriza. Noi ci conosciamo da tanti anni, siamo insieme nel partito della sinistra europea che abbiamo fondato qui a Roma nel 2004, che è il progetto di mettere insieme in Europa le forze a sinistra della socialdemocrazia su un progetto alternativo rispetto a come è stata costruita questa Europa, cioè costruita sul primato delle banche, da una grande coalizione che ha visto i popolari europei, i socialdemocratici, condividere l'impianto neoliberista che è alla base di Maastricht prima, del Trattato di Lisbona poi, e delle schifezze di questi giorni che sono il Fiscal Compact e tutte misure che fanno sì che paghino i popoli gli interessi ai banchieri, agli speculatori e ai pescecani che hanno portato le nostre economie in questa situazione, e il caso della Grecia in questo è eclatante. Ma è eclatante anche perché in Grecia non c'è stata una passiva, diciamo, accettazione di quelli che erano i diktat. E quindi partirei da queste due cose. Una, di spiegare che cos'è Syriza. La seconda è di raccontarci quelli che sono stati questi anni di memorandum, di troiche, di prestiti, e di sfatare il mito comune che viene rappresentato dei greci che avevano truccato i conti, che sostanzialmente, diciamo, questo era, diciamo, il prezzo che pagano a quello che è successo. Do la parola a te. Cominciamo: che cos'è Syriza o Syriza? Syriza è la coalizione della sinistra radicale greca, è un fronte politico di varie forze politiche. Il principale è Synaspismos, sempre viene davanti la questione dell'unità della sinistra, coalizione, unità della sinistra. Siamo forze politiche diverse, che la loro stragrande maggioranza sono usciti dal Partito Comunista Greco. Nelle diverse scissioni che sono avvenute in Grecia, nel Partito Comunista Greco, sia quella del 68 che quella, il mio periodo, nel 1991, 20 anni fa. Guardate che in Grecia è una cosa veramente da studiare per tutti quelli che si impegnano, che vivono con usano il pensiero marxista, di quello che è avvenuto in questi ultimi 2 anni. Hanno cominciato con la questione del debito pubblico, attenzione, che anche in Italia, in tutti i paesi europei, cominciando dal debito pubblico, sono passati a colpire il costo del lavoro, perché l'obiettivo principale di questa manovra politica è di colpire il costo del lavoro. Dopo arriva di colpire lo Stato sociale, la pubblica sanità, la pubblica istruzione, conquiste che sono fatte con sangue dai lavoratori in tutta Europa, e hanno cominciato dal sud dell'Europa, non per caso, proprio perché al sud dell'Europa c'è stato sempre un movimento comunista, un movimento operaio forte. Dal Portogallo, in Francia, in Italia, in Grecia, mentre a nord le cose sono un po' diverse. Lì si è sviluppata la socialdemocrazia, il movimento verde, di ecologia, ecologisti, così via. E poi anche per un altro motivo, perché le economie più deboli, non per caso, sono nel sud dell'Europa. Allora cominciamo dai paesi più deboli, quelli che non possono esportare i prodotti che esporta la Germania, che con una moneta come l'euro forte è impossibile, e poi non c'è nemmeno la protezione
Per esempio, un agricoltore greco, l'olio di oliva, non c'è niente, nessuna legge che lo protegge. In qualsiasi momento nel nostro paese può entrare uno che importa olio di oliva. Mentre per la Germania e i paesi forti, industrializzati del nord dell'Europa, una cosa di questo genere non succede. Comunque, indipendentemente da questo, in una guerra mondiale, perché siamo in mezzo in una guerra mondiale, secondo noi, che è partita dal sistema, non trovo la parola data in italiano, bancario, finanziario, ma in realtà non si tratta di una crisi del sistema bancario finanziario, ma una crisi del sistema capitalistico a livello mondiale, proprio per la questione di mercato a livello mondiale c'è una guerra. È normale che oggi la Cina, l'India, l'Argentina, paesi che escono, no, con una prepotenza nel mercato mondiale, devono essere sconfitti. Come però? Proprio da un'Europa che ha un costo di lavoro, secondo loro, alto. Allora bisogna abbassarlo. Bisogna portare gli stipendi a livello dei stipendi della Cina. Questo è un grosso errore, che lo pagherà prima o poi anche la Germania. Perché non dimentichiamo che uno lavoratore che indebolito economicamente, che si trova in crisi economica, non è possibile di comprare le Mercedes o i prodotti della Germania, oltre ovviamente, come nel mio paese, che è basato su una questione di armamenti, perché con il solito che non si è fatto mai e non si farà mai con la Turchia conflitto, la Grecia spende il 30-35% del suo prodotto solo per comprare armamenti. Ecco che siamo arrivati primi noi in questa crisi, e all'inizio ci hanno ricordati come i greci che non lavorano, i Pinks, no? Che sono tutti i paesi, Irlanda, Portogallo, la Grecia, l'Italia e la Spagna. Hanno cominciato con la Grecia. Hanno trovato il punto debole, la Grecia. Ma dopo abbiamo visto che non soltanto la Grecia, il Portogallo e l'Irlanda. Irlanda, per esempio, sulle politiche neoliberiste, con i suoi governi, era il paese più allineato rispetto agli altri paesi. Vabbè, non parliamo della Grecia, che c'è una storia del movimento comunista, del movimento sindacale, che non siamo riusciti, secondo la signora Merkel, di ottenere i nostri obiettivi. Bisogna sapere quali obiettivi ci hanno messo a portare avanti. Comunque, dopo questi tre paesi, abbiamo visto pochi giorni fa che la crisi dell'euro non è una crisi soltanto dei paesi deboli dentro alla comunità europea, ma anche dei paesi forti come la Spagna e l'Italia, e hanno dato la soluzione con molti trionfalismi anche qui in Italia con il signor Monti. Che cosa hanno ottenuto? Hanno ottenuto di creare un fondo, l'ho detto bene, comune, che paghiamo tutti i popoli dell'Europa, che arriva a 500 miliardi. Questi devono essere finanziati, devono arrivare le banche dalla Spagna e dall'Italia, solo da questi due paesi. Se si trovano in difficoltà di liquidità, che possono prendere soldi. Cioè praticamente politiche solo per difesa del sistema bancario. In Grecia, per esempio, il sistema bancario non ha avuto mai problemi. Però con queste politiche di austerità,
queste politiche neoliberiste che cosa hanno portato? Hanno portato che la crisi arriva prima o poi, arriverà prima o poi anche, anche in Germania. Molto difficile si salverà l'euro. Non voglio fare la Cassandra, no? Quella che sempre diceva le cose cattive che arriveranno dal futuro. No, dico che è molto, molto difficile che si salverà questa moneta. Perché così come si è stata costruita, non è possibile affrontare i veri problemi di tutti i paesi a livello europeo. In Grecia noi siamo indebitati di 180 miliardi, da questi 180 miliardi manco un euro non è andato per lo sviluppo di questo paese. Allora qui le forze di sinistra, le forze radicali, le forze di classe, bisogna parlare molto chiaro alla gente. Per esempio non vedo che si fanno una cosa del genere in Italia così. Pensano di salvarsi con questo tipo di politiche del signor Monti. Ma le difficoltà sono davanti. I tagli in Italia sono cominciati, non parlano di memorandum come hanno fatto nel mio paese. Ancora non si è arrivati al punto come sono arrivati, come è arrivato il mondo del lavoro, di tagli del 30-40%. Perché quando uno in Grecia aveva uno stipendio di 1100 euro e è arrivato a 600, è un taglio del 40%, è un dramma. Quando la disoccupazione in questo paese dall'8% in 3 anni è passata al 35%, c'è poi una disoccupazione non di età, vabbè, i giovani, 1 su 2 non ha lavoro, ma quando uno è disoccupato all'età di 50 anni, esce in disoccupato in età di 50, è un dramma, un doppio dramma, un dramma sia dal punto di vista economico per la sua famiglia, per quel lavoratore, ma anche un dramma sociale, quello si nasconde, non esce fuori, si spara. Ecco perché abbiamo i suicidi, tanti suicidi. Nel mio paese, non lo so, qui in Italia spero che non avverranno questi momenti, però questa è la realtà. Con queste politiche non c'è soluzione, queste politiche devono essere sconfitte, bisogna battere queste politiche. Ecco allora una piccola forza politica di sinistra del 4% ha capovolto tutta la realtà di un paese, ma non soltanto, ha creato tanti problemi anche alla signora Merkel e a quelli che dirigono questo tipo di politiche. Cioè che l'animale da gabbia ha reagito, e ha reagito male, e fra un po', fra 6 mesi, Siria sarà il primo partito in Grecia con oltre il 30%. Noi abbiamo come obiettivo di governare questo paese. Non abbiamo quei vecchi sindromi che la sinistra, fovie della sinistra di stare sempre all'opposizione. Abbiamo scelto di creare un partito di lotta e di governo, perché se non facciamo noi, chi lo farà? Ecco perché dico che prima o poi anche in Italia queste politiche porteranno fuori realtà che non possono essere né i vari Grillo, l'ho detto bene, no? Né continuare a sostenere quelle forze, sto parlando dentro al centro-sinistra, che portano in realtà lo stesso tipo di politiche, un po' più, non trovo la parola adatta, con ammortizzatori, così, come fa il Partito Democratico. I nostri amici del Partito Democratico, noi l'abbiamo detto molte volte, noi ultimamente, anzi un anno fa, i nostri rapporti erano arrivati
praticamente a zero di incontri. Dopo la nostra grande vittoria in Grecia hanno cambiato, stanno cercando di capire che è successo in questo paese, perché sono altri che hanno questo pallino della governabilità, che è una cosa importante, ma un governo come, per chi, in quale direzione, per quale politica? Ultimamente abbiamo cominciato a dialogare, ad avere anche rapporti, però io dico che le forze di classe, le forze di sinistra, Rifondazione Comunista, Comunisti Italiani, possono domani passare da questo 3 o 4% che ci stanno oggi in forza, in una forza politica veramente di governo, perché noi in un mese, dal 5 al 17 e dal 17 al 27%, non è che i greci, e finisco con questo, sono diventati tutti di sinistra o comunisti. Abbiamo preso 1.650.000 voti, sono tanti per un paese che ha 7 milioni di elettori. Probabilmente, se non c'erano le paure, perché non lo so se conoscete, l'ultima settimana prima delle elezioni sono mobilitati tutti, compresi anche da qui, dall'Italia, dalla Confindustria italiana. Monti, attenzione, non votate la sinistra in Grecia, perché se la Grecia esce dall'euro si rovina tutta la comunità europea. Ecco l'animale da cavia, come viene affrontato. I democratici scordano la democrazia e fanno gli interventi con il mondo più... perché in questo momento stiamo attraversando in Europa non soltanto una crisi economica, ma anche una crisi della democrazia. Questo lo dobbiamo capire, lo viviamo in tutti i paesi, io lo vivo nel mio paese. Sono sicuro che poi magari piano piano, scusatemi. Grazie a Vassilli. Io faccio un altro paio di domande, poi diamo la parola ai compagni per magari farne altre rispetto all'intervento che hai fatto. Diciamo, adesso Siriza è passata, dicevi tu, dal 4 al 16 e poi in un mese al 27, candidandosi a governare il paese, però c'è stato un prima, cioè Siriza ha fatto l'opposizione frontale al governo, prima del PASOK e poi di Papadomulo, giusto, il governo tecnico che ha sostenuto le politiche del memorandum Papadimos e della Troica. No, quindi banchiere anche lui, sostenuto anche lui dai partiti, tutti, diciamo, quelli del bipartitismo greco. E quindi c'è stata l'opposizione però prima, forte, alle politiche. Secondo, i punti del programma, cioè qual è i contenuti con cui voi avete proposto di uscire dalla crisi dalla Grecia, perché dico, noi è un programma che noi condividiamo spesso e molti punti sono quelli che abbiamo scritto anche insieme a livello europeo. No, per dare un'icona più della realtà politica greca, che poi non abbiamo nessuna mentalità di esportarla in altri paesi, perché ogni paese ha le sue peculiarità, però tra Italia e Grecia sempre sono state cose molto, molto comuni. Noi abbiamo fatto un'opposizione intransigente contro questi governi neoliberisti, sia di destra sia del Partito Socialista. E siamo riusciti con le prime elezioni a sconfiggere il bipartitismo. Il bipartitismo in Grecia aveva sempre l'80-85% dell'elettorato. In queste elezioni, nelle prime elezioni, sono passati tutte e due insieme non più di 35%, cioè praticamente hanno perso più della metà. Non è che sono arrivati tutti da noi. Opposizione a questi governi, sia di destra che di centro-sinistra,
hanno fatto i nostri compagni del Partito Comunista Greco, hanno fatto altre formazioni di sinistra, perché purtroppo anche in Grecia abbiamo questa malattia di divisione delle forze della sinistra. Ovviamente con una prepotenza, possiamo dire così, adesso che siamo un partito del 30%, mai però avere mentalità di egemonia, con il pensiero gramsciano, sì, del dibattito dentro la sinistra, del confronto dentro la sinistra per portare l'unità della sinistra, perché siamo sicuri che l'unica forza per sconfiggere queste politiche è la politica dell'unità di tutte le forze della sinistra. Anche altre forze hanno fatto allora critica, aspra critica verso questo governo. Perché la gente si è indirizzata verso il nostro partito? È semplice, compagni. Il Partito Comunista, che vedo un compagno palestinese che mi conosce da anni, quando stavamo qui in Italia io ero un quadro militare del Partito Comunista Greco. La mia identità comunista non l'ho mai abbandonata. Però ho cambiato e tutti noi della mia generazione, la generazione del Politecnico, della rivolta del Politecnico, siamo cambiati per il semplice motivo: non potevamo essere in un partito solamente ideologico, ma volevamo anche un partito politico. Io praticamente ho vissuto la realtà italiana dove la questione ideologica veniva meno in un partito di sinistra, di classe, come il Partito Comunista Italiano, e quando ritornavo nel mio paese, in Grecia, affrontavo la realtà del mio partito, che era una realtà di un partito ideologico, chiuso, settario, che non affrontava i problemi di tutti i giorni della gente. Ovviamente aveva posizioni chiare, ideologicamente molto preparate, tutto filava bene, ma la realtà politica? Ecco perché gli altri partiti, cioè il Partito Comunista Greco, non è riuscito, e nelle seconde elezioni che sono successe dopo un mese, la metà degli elettori del Partito Comunista Greco sono venuti da noi. A me non piace questa cosa. Io non voglio un partito comunista debole. Voglio che tutte le forze di sinistra vanno avanti. Dall'altra parte c'era un partito di sinistra, la Sinistra Democratica, che in questo momento fa parte del governo in Grecia, che proponeva il disegno politico, questo che conosciamo tutti, del centro-sinistra. Tutte e due queste formazioni politiche, il Partito Comunista e la Sinistra Democratica, erano fuori dalla realtà del paese, perché il paese che cosa voleva? Non voleva che tutti diventassero comunisti, perché non è facile uno che da un giorno all'altro prende la diversità comunista, come dico io, che non è una cosa facile di acquistare. Ma dall'altra parte non può accettare compromessi che con queste politiche ha portato in disastro la situazione economica di tutto il paese. Allora il nostro programma è basato prima di tutto di colpire sia le politiche di centrodestra che di centrosinistra. Abbiamo detto che con le politiche neoliberiste dobbiamo chiudere. Il nostro programma è un programma di uscita dalla crisi, cominciando dalla moneta, sulla domanda che mi ha fatto. Per noi non è un fetich se la dracma, lira o euro, dipende che potere d'acquisto ha un lavoratore che ha questa moneta in tasca. Se io con 300 euro passo una vita da cane, è normale che non me ne frega un tubo
se rimane la Grecia nell'euro o no. Se con l'andrachma ha un costo della vita, che è il costo della vita dell'euro però, allora è normale che nemmeno con la drachma sono convinto che posso fare qualche cosa. Allora che politiche faccio? Il nostro programma su tre punti. La prima cosa, la redistribuzione, l'ho detto bene, della ricchezza. Non è possibile che il 10% della popolazione ha il 90% della ricchezza in questo paese, cominciando dagli armatori, che sapete che questi nel fisco pagano, sapete quanto? Meno di quello che pagano gli extracomunitari per prendere una carta verde per poter essere liberi a circolare nel nostro paese. Che poi fanno discorsi di tipo contro la emigrazione clandestina. Io non userò mai la parola clandestino per un emigrato. Clandestini possono essere, può essere il petrolio, una macchina, una qualsiasi altro bene di consumo. Le persone umane non sono clandestine e non possono essere affrontate chiudendo le frontiere. E poi parla un paese che siamo 10 milioni dei greci in Grecia e 7 milioni, 8 milioni dei greci all'estero. Qui c'è la mia compagna che rappresenta i greci all'estero, che hanno fatto mobilitazioni questi giorni per difesa non della Grecia, per difesa dei lavoratori in tutta l'Europa. La questione non è questione greca, è questione europea, cari compagni. Redistribuzione, la prima cosa. Seconda cosa, devono pagare tutti fisco. Non è possibile che sempre i salariati e i pensionati pagano l'80% e cavolo. Terza cosa, politiche dello sviluppo. Ma che tipo di sviluppo? È un discorso. Comunque noi nel nostro programma abbiamo risposte per tutti i problemi di ogni giorno che affronta un cittadino ellenico. Oltre ovviamente l'orizzonte per me, per noi, che è e rimane il socialismo, il cambiamento di rapporti di produzione, ma una forza di sinistra che vive realmente la politica del suo paese. Oltre il progetto del socialismo bisogna vedere anche la realtà di tutti i giorni della popolazione, della classe operaia. Solo con queste tre cose. Poi abbiamo parlato della nazionalizzazione delle banche, per esempio. Per esempio, tutti i soldi, 120 miliardi dai 180 che abbiamo preso fino adesso, sono andati alle banche. Che poi, attenzione, le banche in Grecia non avevano il problema di liquidità che hanno le banche in Spagna. Anzi, hanno fatto le filiali in Macedonia, in altri paesi dei Balcani, in Bulgaria, in Turchia. E noi eravamo convinti che quelli che avevano il massimo del profitto, la migliore industria in Grecia, erano le banche. Come a Cipro, che tutti i soldi dal mondo arabo andavano lì. Vedete che il problema di questa crisi si vede anche dall'esempio cipriota. Un paese che nessuno immaginava un anno fa o due anni fa che si poteva avere problemi di questo genere che hanno gli altri paesi dell'Europa del Sud. Nelle banche. Perché praticamente se noi abbiamo pagato 3 o 4 volte in più di quello di questi spettano per lo sviluppo, anzi 2 anni, 3 anni fa ti telefonavano a casa per chiederti se vuoi prendere un prestito
soprattutto quelli che non erano scritti nelle liste, quelli indebitati che sono un po', ma loro li telefonavano tutti i giorni: prestito per fare le vacanze, prestito per comprare la macchina, prestito per comprare il frigorifero, la casa. Adesso se va uno che ha una piccola industria, che fiorisce, che produce, che noi la difendiamo questa fabbrica e quell'industriale, non gli danno manco una lira. Adesso sono chiusi. Perché hanno paura? Non lo so che tipo di speculazioni preparano di fare, perché qui si tratta di un gioco di speculazioni, non soltanto a livello di un paese, a livello mondiale. Prima, cari compagni, noi che abbiamo i capelli bianchi, sapevamo che era l'altra parte, la Confindustria, industriali greci, gli armatori. Adesso noi in Grecia abbiamo un debito pubblico, però non sappiamo a chi dobbiamo dare questi soldi, con chi abbiamo a che fare. Poi arriva Mundis, la conoscete? No, è una che ci fa: la Grecia deve passare da A a B a B B B. Questo che significa? Significa che un declassamento di questo genere, il 20%, il 30% del potere d'acquisto dei lavoratori sparisce. Queste sono le cose che la sinistra deve affrontare, una sinistra però che deve capire in quale direzione deve andare avanti. Io per esempio, scusatemi, non voglio interferirmi nelle faccende interne italiane, però lo dico molto chiaramente: la politica del PD non la capisco, non la capisco. La politica di Monti, che praticamente stiamo in politiche di austerità, facciamo dei tagli, però Monti qui è un santo. Ma per santificare Monti non bastano soltanto, perché anche da noi i mezzi di mass media, televisioni, giornali, no, Papadimos, un altro banchiere, non c'è paragone, è il meglio che c'è, l'unico che ci può salvare. Dopo 6 mesi tutto è crollato. Spero che anche in Italia crolla Monti, ma esce fuori una realtà politica diversa, che è una realtà di classe e di sinistra.